Molti dei membri dei cartelli sono dei buzzurri violenti e drogati. Ma Patricio Mendez Valle, detto il Cerebro, è troppo intelligente per preoccuparsene. Nidia Flores l'ha scoperto quando era un bambino. L'ha mandato in una scuola di specializzazione in Messico, poi in California. Si dice che fosse troppo strano e misantropo anche in quel contesto, ma si è fatto notare. El Cerebro guida il programma dei sommergibili del cartello da Caimanes. Da lì, i suoi semisommergibili, a volte con un carico di 10 tonnellate di cocaina, scendono lungo il fiume verso il Brasile, quindi l'Atlantico. Navigando a pochi metri sotto la superficie, possono arrivare fino in Messico. A volte anche in Florida. Ma il contrabbando con questi semisommergibili sarà presto superato. Lui e Nidia vogliono costruire dei veri e propri sommergibili riutilizzabili. Pensate a cosa farebbe un'impresa criminale multimiliardaria con una flotta di sottomarini. Il contrabbando è solo l'inizio. Per fermare questi sottomarini abbiamo bisogno che il Cerebro e il suo cervello siano intatti e pronti a cooperare. Ricordate, è il cocco di Nidia. Non ci rinuncerà facilmente. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale ZooPlayers. Siamo nuovamente su Ghost Recon ragazzi, e abbiamo visto il video introduttivo di El Cerebro, il boss di questa zona qua. Ragazzi, siamo in single player, ci ha riabbandonato nuovamente Matthew 2887, però poco importa ragazzi, io vi porto ugualmente il video con i boss. Qua siamo già mezzi nella cacca e niente, ci selezioniamo la missione, dobbiamo catturare El Cerebro. Vai. Abbiamo le coordinate dell'assistente capo di El Cerebro. Mi sono già avvicinato in maniera da... per catturare lo scienziato pazzo. Raggiungete l'assistente ed estraete El Cerebro. Okay. Il drone è partito. Il drone è andato. Colpa delle interferenze. Fanculo. Al drone. Cecchino, in cima alla torre. No, preferirei... Esatto. Un po' più silenzioso, non so perché, ma mi dà... ma se non riesco a individuarlo, fanno un cazzo sti omini maledetti. Il tizio è qua, ma io non posso vederlo. Dov'è il nemico? Laggiù alla torretta. Ok, perfetto. Attenzione, una torretta. Ce l'abbiamo? Sì. Ottimo. Allora, ci abbiamo anche gli allarmi, Qui c'è l'allarme. Ho disattivato l'allarme. Quindi, ora io vedo che questa zona qua è abbastanza vasta. Non... Prima di tutto devo trovare come disattivare. Il segnale è pessimo, creano interferenze al drone. Non... Ok, questo dovrebbe essere il quadro elettrico, perfetto. Aspetta. Anzi, è un pelicano. È andato anche il pelicano, era già parte dei narcos. Corriere della droga. Quindi disattivando questo, teoricamente disattivando questo qua, il drone dovrebbe rifunzionare. Andiamo a farci benedire. Perfetto. Il drone subisce interferenze. Vedo un altro bersaglio. Ora siamo ai bordi del cerchio. Io mi butterei. Marco, un nemico. Non lo so, questo. Qua dove c'è un unico cancello, se no cosa ci abbiamo? Vediamo un attimino. Qua siamo al di fuori della zona di ricerca. E sono 5. Io... Vediamo un attimo anche la mappa. Frontale davanti a noi. Sì, andrei dritto però verso quel cancello là, perché secondo me... Un attimino. Siamo segnalati tipo dritto di qua. Ok, andiamo a procedere un po' senza farci beccare ragazzi, sono qua secondo me un casino. Ecco, si sta muovendo ahí.
Non conviene ucciderlo sto qua. Non conviene ucciderlo perché c'è troppa gente lì. Io voglio procedere qua. Anche perché è di colore diverso questo nella mappa, vedete? È più che arancione, è proprio giallo acceso. Quindi secondo me dalla recinzione di qua. Ecco, è pieno. Ne vedo uno con i mitra. E tre. Porco boia. Abbiamo anche un cecchino là. Cecchino su quella torre. Però qua è tutto recintato, no? Mi sa di sì. Ehi, c'è un piccolo gruppo del cartello. Non vedo nessuno. Nella casa. Io provo a trovare un altro ingresso, perché lì frontale così non mi... A parte questo lo voglio eliminare. Sposto in posizione. Vai. Pronto ad andare. Vai. Ma è possibile che non c'è un altro ingresso? Caputtana ladra. Ho proprio recintato tutto qua. Ok. Non mi piace tanto qui. Dietreggio un peletto perché secondo me... Vai, col drone. Dovrebbe esserci qualcuno qua, eccolo qui. Proprio di uno. C'è un bersaglio con mitra. Ok. Altri cecchini, no, questo qua è un'antenna. Sono 15. Ok. Perché si respira così tanto? Sai quanta umidità rilassa il corpo umano quando respira? La cattura del cervello, problema. È un grosso problema. Qua converrà sfruttare l'elicottero, che dite? Come faccio io qua? C'è un sicario davanti alla casa. Qua ragazzi è un puttanaio. Allora ne abbiamo che girano intorno a lui 2, 4, 6. Questi qua che pattugliano, che rompono i cosiddetti cojones. Questo ce l'ho. Vai, così. Via. Iniziamo a sfoltire un attimino, se no. Sueltame, putito. Sueltame, guarita. Ma muori, maledetto. Via. Il problema sono quelli che gironzolano lì. Ora questo in teoria dovrebbe tornare su. Però il cerebro va giù, quindi possiamo fargli un agguato. Dobbiamo eliminare questo che pattuglia, che è il più grosso problema momentaneo. Vediamo un po' dove va. Ok. Ma non ci credo, cazzo, ma com'è possibile? Niente ragazzi, è andata tutta puttane. Tutta puttane è andata. Merda. Lo so che ci hanno visto, cazzo. Via, 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 via.
E salta. Non saltava, porca vacca. Ma guardate che pezzo di merda. Vai. Aiutatemi, ragazzi. Ora mi domando io, ma come cazzo ha fatto ad essere così reattivo a vedermi subito? Ma porca puttana, non c'è un minimo di... Niente, dobbiamo andare di cattiveria qua. Fanculo, muori. Andiamoci a prendere il celebro lì. Sta andando bene, vaffanculo, vai. Bravo, stai fermo lì. Non devo eliminarmi sti qua. Ma schiatta, stronzo. Ok. Sì, ma ragazzi, qua cosa fanno? Ma aiutano o no? Non so, converrà andare via con l'elicottero, boh. Cazzo, è corazzato. Rilascio. Aia, aia, aia. Vai, buca. Facciamo il cecchino. Ottimo, ottimo, vai così. Ok, ne stanno arrivando altri, dobbiamo andarcene via. Copertura, copertura, cazzo. Devo, non so se pigliare sto qua. Quasi, quasi, sì. C'è anche le mitragliatrici. Sì, dai. Spingi dentro. Ragazzi, o salite, io me ne vado, Vi do tempo 2 secondi. 1 e 2. Dai, su, mongoli. Via. È andato. Meno che non ci sparano dei missili. Teoricamente è andata bene. Lidia verrà a cercarmi, sapete? Vero? Mi tiene sempre d'occhio, anche quando crede di ignorarmi. Dovrei tornare indietro. Cazzo, è un creatore dell'unidate, porca. Preferirei di no. Via, 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 via. Ho quasi la soluzione. Sapete quanto fa freddo sott'acqua? Problema dei legami chimici? Non esiste. Non sarà difficile trovare della monoetanolammina in Bolivia, no? È solo una questione di scala. La posso chiamare Nidia Flores? Sarà occupata, ma non è un problema. Mi conosce? Siamo amici. Cosa dicevo? Dissolvorazione. No, no, per la dissolvorazione servono 2 compartimenti. Non rimane. Questo è fuori. Ah, sì. Mi spieghi perché non si alza l'elicottero? Io non ci credo. Cioè, ragazzi, non si alzava l'elicottero. Ma vacca puttana, ma veramente. Ma io non ci credo. Non si alzava l'elicottero. Ma come cazzo li hanno impostate le guide e i voli di sti cazzo di mezzi? Va bene, ci becchiamo la macchina. Non è possibile, cazzo. Vabbè. Evidentemente era troppo alta quella montagna lì per bypassarla, ma... Adesso aspettiamo una macchina. Maledetto il cane. Ok, ragazzi, macchina trovata. E ci abbiamo all'estrazione. L'ho detto che la conosco. E voi? Non ne ho avuto il piacere. Un momento. Sottomarino vuoto. Ecco la soluzione. Metterci dentro della gente è inutile. Non ne ho idea. Ok, ripeto, non si alzava l'elicottero, ma non capisco come mai. Boh, no. Pure cazzo, una montagna del genere dovrebbe riuscire a bypassare un elicottero. Ora non mi spiego per quale arcano motivo o mistero non... Non è andata oltre, però va bene.
L'importante è che riusciamo a estrarre sto cornuto maledetto. Ok, ci siamo ragazzi. Siamo al punto d'incontro, da qui ci penso io. Grazie al cielo, non ne potevo più di sentirlo parlare. Ora sai cosa proviamo tutte le volte che apri bocca. Ottimo. No, lo estraiamo e sicuramente ci abbiamo un video. Vai. Signora, Nidia mi starà cercando. Bene, perché noi cerchiamo lei. Dicono che hai un bel cervello tra le orecchie, camarada. Ora che sei in un mare di merda senza sommergibile, avrai capito che hai bisogno di me. E io ti aiuterò se tu aiuti me. Perdona la domanda, ma cosa credi di essere? Intrigante? Drammatica? Questi sassi erano qui molti secoli prima che tu fossi un gamete nei testicoli di tuo padre. E saranno qui secoli dopo che sarai tornata a essere polvere. Ma non capisci? Questi sassi sono molto più importanti di te nell'universo. Molto più dell'ipocrisia della vostra nobile guerra alla droga. Eh? Mi porti tu da Nidia oppure la aspettiamo qui? Ancora non capisci che finirai in prigione, dove nazi tatuati ti useranno come puntaspilli umano per i loro cazzi. Male, il problema, ragazzi, è che pensi che importi qualcosa. Lo stupro anale, la cocaina, l'omicidio, tutte stronzate. Pensi forse che i giaguari perdano tempo con i sentimenti? O che i conigli che si mangiano contemplino il nome di Dio? Nel frattempo, tu sei qui a raccontarti bugie e a convincerti che puoi fare la differenza. Quindi non ti importa di nulla, è il cerebro. Il cerebro? Io non sono il cerebro. Il cerebro ti è sfuggito ancora prima che scoprissi la sua presenza. Lui è semplicemente sparito. Non è mai esistito. Cioè, è andato fuori di testa, ragazzi, sto qua. Va bene. Che significa il tizio sbagliato? Pare che il cerebro abbia piazzato i vari indizi che abbiamo seguito. Ci ha fatto fare il giro dell'oca mentre lui se la svignava. E allora con chi cazzo sta parlando, Bowman? Il miglior progetto. Nidia aveva trovato la sua soluzione. Un convoglio. Gli investitori in Messico volevano i soldi. Per tutto questo tempo aveva cercato di farglieli avere di nascosto. Perché muoversi in segreto quando c'è la forza bruta? Corazze rinforzate, armi pesanti, camion, elicotteri. Con 17 miliardi di dollari. Dai, stai scherzando? Se perdiamo il dinero è finita. E se ci uccidono, cosa succede a Valeria? Non c'è altro modo. No, Reina, non se puede! Ah, bocchita, corazon. Non te lo chiedo. È un ordine. E chi potrebbe guidare questo convoglio? L'unico a cui affiderei una cosa così importante. Però, e se non ce la faccio? Non lascerò che succeda. I sottomarini di Ok, ragazzi, abbiamo visto questo video qua. Ve l'ho mandato subito perché non vorrei perderlo. Comunque la flotta di sottomarini del cartello è fuori gioco. Ci vorranno anni per rimettere in funzione il programma. Ed è il cerebro? È un vicolo cieco per ora. Bowman terrà gli occhi aperti nel caso si rifaccia vivo, ma al momento ci occuperemo d'altro. Qui okay. Bowman. Un informatore ci ha detto che il Bokita sta progettando qualcosa di grosso a Koani. Cosa sappiamo? Il Bokita e Nidia devono far pervenire i soldi agli investitori del Santa Blanca in Messico. Stanno preparando un convoglio con un grosso carico, diretto a nord. È una mossa disperata. Se falliscono, il sogno non sarà contento. Sappiamo dov'è questo convoglio? L'informatore non ce l'ha detto. Incontratelo e scoprite quello che sa. Vi invio le coordinate. Ok, okay ragazzi. Vogliamo. Abbiamo una nuova missione, però, di El Bokita. Parla con l'informatore. Allora, ci abbiamo da tutta un'altra parte. Io vi avevo preparato un altro boss, questo qua. Il generale Boro. Baro, scusate, generale Baro. Direi di spararci sta qua, levarci di mezzo questo generale qua e poi successivamente magari ci facciamo queste altre... Tra le altre cose abbiamo ancora una sezione della mappa che è questa. Libertad. Quindi abbiamo questa qua come ultimo boss e poi abbiamo vari boss sparsi un po' ovunque, tipo questi due qua che sono Ramon Feliz e La Plaga. E ora si è unito anche il nostro amico... che sarebbe sto qua parla con l'informatore per El Bokita.
Ok ragazzi, io mi butterei sul generale tizio qua, il generale Baro, e ci ribecchiamo appena siamo vicini alla missione. Io vi mando il video introduttivo del boss e a dopo ragazzi. Il maggior generale Baro è un patriota. Comanda l'Unidad, la forza di polizia militare boliviana, dalla base operativa Jaguar a Flor de Oro. Quando il Santa Blanca è arrivato in Bolivia, è entrato in guerra con l'Unidad. I civili ne hanno fatto le spese. Il numero di vittime fu tremendo. Baro aveva visto molta morte nella sua vita e voleva disperatamente riportare la pace nel paese. Quindi ha negoziato un accordo tra il Sueño e il governo boliviano. L'Unidad avrebbe chiuso un occhio per consentire a Santa Blanca di gestire i suoi affari e in cambio il cartello avrebbe ridotto al minimo gli omicidi. Ovviamente i risultati non sono stati tutti positivi. Il rapporto tra Santa Blanca e Unidad è molto teso. Ora che la Bolivia è diventata un narcostato a tutti gli effetti, credo che inizi a pentirsi della sua decisione. Il maggiore Baro può essere il nostro più grande nemico o il nostro migliore alleato. C'è solo un modo per scoprirlo. Ok ragazzi, abbiamo visto il video introduttivo del generale, come missione però non riusciamo ad individuare dove è appunto il generale e dobbiamo pedinare la figlia, trova la figlia di Baro. L'unico modo Vai. Per raggiungere il generale Baro è attraverso sua figlia Erendira. Possiamo usarla per stanare Baro, ma ci servirà il suo aiuto. Fate tutto quello che serve per convincerla. Ok, proviamo a scendere, vediamo un attimino se... Trova la figlia, io non penso che implichi qualcosa se ci vede. Comunque. Sta qua? Signorina? No. Niente, anche questo. Ricordate che è la nostra unica pista, ci serve. E se non vuole aiutarci? Interroga la figlia. Ripeto, è la nostra unica pista. E anche questo generale qua vogliamo perlomeno riuscire a portarlo dalla nostra parte. Vediamo un attimino. Se ci va, prendi. Sequestrata, interroga. Erendira, buendia. Cerchiamo il generale Baro. Lo sento, non posso aiutarvi. Puoi e lo farai. Spara. Sappiamo che è tuo padre. Vogliamo vederlo. Che? Perché fidarmi? Perché non hai scelta. Pensi che i sicari siano cattivi? Noi alimentiamo i loro incubi peggiori. Cosa fa quello lì? Maledetto. Papà, mi hanno trovata. Americani. No, sto bene. Vogliono incontrarti. No, non mi fido. Dice che siete malvagi e pericolosi, ma mi ha dato una posizione. Ok. Ah, niente colpo in testa, io l'avrei dato. Ok, ci procuriamo un'auto. Il generale Baro ci serve vivo e temo che non sarà amichevole. Possiamo anche prendere quella di prima. Prima raggiungiamo il punto d'incontro. Prendiamo sta qua, anche se è mezza scassata. Quindi, dicevo, speriamo che vada un po' meglio questa missione qua rispetto al Cerebro. Uno per... Che cazzo succede, sospettate? Sì, vabbè, sono quelle auto maledette. Ai tuoi ordini, capo. No, ai miei ordini niente, state fermi perché incasinate il mondo. Uno un po' per lo stealth, il discorso stealth, e un altro invece perché alla fine poi il Cerebro se l'è data a gambe, quindi non siamo riusciti a catturarlo. Ma abbiamo anche l'auto di questi maledetti narcos davanti. Non so se magari dare l'ordine dell'attacco, Quasi quasi. No, attendere un attimo. Aspettiamo che giri a sinistra, così si va dalle balle. Niente, va dritto. Porca Eva. Dobbiamo passarla in velocità. Buona unità. Ma cosa fanno? Stai qua, ferma assalto, ferma. Ho fatto un casino della Madonna ogni volta. Siamo a 800 metri. Dobbiamo far calmare le acque.
Ehi. Pieno di convogli, maledetta zona. Perfetto. Questo è il punto d'incontro. Occhi aperti, non ci fidiamo. Assolutamente. Visto che è l'ultimo incontro che abbiamo fatto con Madre Coca, lì ci ha tradito proprio all'ultimo. Io vedo che ci sono anche degli uomini lì, però se perlustriamo un attimino prima. Non lo so, un'idea. Ci sono i cattivi. Sì. Attivo il drone. Andiamo un attimino col drone. Eccolo lì il generale. Ma forse un'idea. Non lo so. C'è solo quello. Ehi, generale. Voi è che avete una bella faccia tosta. Ehi, un soldato dell'Unidad. Imboscata! Il generale ci ha fregato, prendetelo! Figlio di... Piano, ok, Camineos. Un buon generale sa quando arrendersi. Bravo, ecco, arrenditi, cazzo. Invece sì, cazzo. Avete minacciato mia figlia. Rimpiango solo di non aver portato più soldati. Ehi, ragazzi, qua è un casino. Allora... Il tuo aiuto. Non è così che si chiede aiuto in Bolivia. Non parliamo di un aiuto normale. Stiamo lavorando coi ribelli. Vogliamo eliminare il cartello Santa Blanca. Fingi dentro. Dobbiamo liberarci dalle balle. Gli elicotteri anche subito. Baro, tua figlia è al sicuro. E che collabori o no, tu verrai con noi. Dai, colpo secco. Ok, uno è andato. Ricarica, cazzarola. Non è automatico. Metto un po' più. Mancato. Se non mi elimino gli elicotteri è un problema qua, Porca. Vicino al container. Dai, cazzo. Buona. Mi aiuteranno? Ce la faranno? Vai. Dai. Perché cazzo ci hai messo tanto? Ok. Dammi un po' l'arma. E via questa. Sfruttirò un attimino, Merda, ne abbiamo due a terra, ragazzi. La vedo male. Elicottero, a terra. Allora, facciamo così. Granata. Un po' a distanza. Epa. Quanti cazzo ce n'è? Vedo male. Andate. Ok, ragazzi, il generale ci ha tradito. Io ho riprovato la missione almeno due volte buone, due tre volte. Ho provato anche a eliminare tutti i nemici, ma continuavano a venire in maniera spropositata. Proprio rispawnano all'infinito. Oltre, tocca prendere il generale e darsela a gambe. E oltretutto, poi siamo anche inseguiti, perché ho provato anche a scappare, a fermarmi a distanza per eliminarli, ma niente, non c'è verso. Tanto, vediamo un attimo: lanciagranate. Mi sarò preso dal lato sbagliato. Porca. Imboscata! Il generale ci ha fregato, prendetelo! Come osi buttarmi un'arma addosso? Dai, corri!
culo. Trolls. Poi scappi. Vieni qua. Silenzio, Marce. Un buon generale sa quando arriva. Muoviti. Poteva andare diversamente. Invece sì, cazzo. Avete minacciato mia figlia. Rimpiango solo di non aver portato più soldati. Ehi, siamo qui perché ci serve il tuo aiuto. Non è così che si chiede aiuto ai bolivari. Allora ci andiamo a gambe, tanto sti qua risponano direttamente sul veicolo. Vogliamo eliminare il cartello Santa Blanca. Via. Non può andarti bene ciò che fa il tuo paese. Lo tratta forse peggio degli americani. Baro, tua figlia è al sicuro. E che collabori o no, tu verrai. Anche i ribelli a darci una mano. Ok, io ho provato anche a allontanarmi tipo per strada, così a fermarmi un attimino a distanza, ma arrivavano veicoli, elicotteri. Giustamente abbiamo sequestrato il loro generale, quindi. Ok, siamo ricercati. Poi un po' dovremmo essere. Seminati, perfetto. Io sono rubido. Pensa con il cuore. Non la capirò mai. Non dobbiamo sperare di capire i nostri figli, ma che imparino dai nostri errori. Si vergogna di me, vero? Di me e dei miei errori. Poteva nascondersi dai miei nemici in Inghilterra, in Spagna. Invece, rimane in Bolivia e insegna in una scuoletta in un posto per... Ma non ce ne frega quello che fa tua figlia, miserabile. Vieni. Ci avviciniamo al punto di estrazione, occhi aperti. Ne ho ammazzato uno. Erano bravi uomini. Ok, video. Ero alla PAS per parlare col presidente quando mi avete fatto chiamare da mia figlia. So da tempo che il nostro rapporto con il Santa Blanca non può durare, ma non riesco a convincere i burocrati della nostra situazione. Non hai parlato con il presidente? No. E ho paura di rivelare le mie intenzioni a uomini e donne che si sono già venduti al sogno. Ma oggigiorno la corruzione in Bolivia è diffusa. Mi farei degli scrupoli, ma l'Unidad mi ha sparato addosso troppe volte. Volevo l'ordine quando ho fatto la pace col Santa Blanca. Ma è un ordine alimentato dalla corruzione e dalla violenza sui cittadini. La responsabilità è mia e rimedierò ai miei errori. È una strada in salita. Ma se vuoi fermare la violenza in Bolivia, per tua figlia, dobbiamo finirla una volta per tutte. Credo di avere ancora qualche uomo fidato che la vede come me. E ho un amico, un colonnello nell'esercito, potrebbe aiutarci. Ma per questo ci vorrà un po' di tempo. Bene, iniziamo ora. Ok, praticamente questo ci dà una mano, perfetto. Rispetto a tutti gli altri che abbiamo sequestrato, ci hanno tirato il pacco. Nomad qui, Bowman. Ottimo lavoro a Flor de Oro. Il generale Baro si sta ribellando contro il cartello e i nostri uomini sono protetti. Le cose si mettono male, perfetto, per gli agenti corrotti dell'Unidad. E per i loro amici del Santa Blanca. Esattamente. Con Baro e i suoi contatti militari dalla nostra, le pattuglie dell'Unidad saranno molto meno indulgenti con i membri del cartello. Così sale la tensione. Proprio così. E i nostri amici ribelli hanno più margine di movimento. Allora passiamo a qualcosa di più difficile. Ci sentiamo. Passo e chiudo. Ok ragazzi, abbiamo un video disponibile. Guardiamoci anche questo video qua. Inferiorità numerica, e lo sapeva. Che cosa puoi fare quando ti serve un esercito? Te lo compri. Ogni agente, come ogni puttana, ha un prezzo. Chi è Brennal Suegno? Era la mossa giusta. Avrei fatto la stessa cosa. Ma il muro non ricordava che la paura ha un valore superiore ai soldi. Aia. Ok ragazzi, ci siamo sparati questi due boss. Io ripeto, vi sto portando i vari boss per poi portare a conclusione la serie di Ghost e vedere un attimino come va a finire il tutto. Allora, però questa zona qua, ok, ci abbiamo, come abbiamo visto prima, questi due boss qua più il terzo in alto a sinistra. Questi li voglio lasciare all'ultimo perché secondo me sono missioni un po' più lunghette e vorrei riuscire a fare appunto con Matthew. Secondo me sono anche un po' più interessanti, vanno a terminare un po' tutto il ciclo del gioco, anche perché mi pare che siano boss principali, quindi la plaga, Ramon Feliz e il Bocchita. Esattamente, noi abbiamo ancora un boss
che non è ancora stato individuato, non si sa chi sia questo qua, a Libertad. Vi farò appunto i dati importanti e poi sbloccherò questo boss qua e magari lo affianco a uno di questi, vediamo un attimino, anche perché secondo me queste qua sono un po' più lunghette rispetto soltanto alla missione del boss. Comunque, a parte questo ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao!